Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese questa volta, perché come ben sapete oggi è uscita la nuova arma LD di Eiko presente all'interno del gioco. C'è da dire anche che Vivi ha preso il suo livello 90, è stato reworkato anche lui e anche Eiko ovviamente ha ricevuto il suo rework. Vi lascerò tutto quanto in descrizione, perché è inutile parlarne, diciamo, in questo video che fondamentalmente si concentrerà sul pull, dato che comunque qualche ticket lo voglio provare per Eiko. Una cosa che volevo comunque anche dire è il fatto che ultimamente, come avete potuto vedere, non ho streamato, comunque non sono stato in live in questi giorni, semplicemente per il fatto che non mi andava. Cioè, fondamentalmente, vi ho già spiegato scorsa volta che non ero fondamentalmente dell'umore giusto e quindi non mi andava di... non mi andava fondamentalmente di stare live e di streamare. Quindi non c'è, per chi magari se lo fosse chiesto, non c'è nulla da, non c'è nient'altro da dire, ecco. Poi anche si sta avvicinando il mio compleanno, quindi diciamo mi sto un attimo organizzando, mi sto un attimo prendendo un pochettino di pausa giusto per riprendere fiato, anche perché parliamoci chiaro, ho provato comunque più e più volte a come dire, cambiare anche registro fondamentalmente per quanto riguarda il mio canale Twitch, ma ovviamente, a parte Opera Omnia, purtroppo per me, ovviamente perché la colpa ovviamente è mia, non c'è un grandissimo affollamento, quindi diciamo che fondamentalmente preferisco magari concentrarmi e prendere un po' più di tempo per me stesso ed evitare comunque di tra virgolette sprecare tempo. Detto ciò, chiusa questa piccola parentesi, un piccolo sfogo personale, voi sapete che comunque sfrutto questa tipologia di video anche delle volte per raccontarvi i fatti miei o comunque per raccontarvi fondamentalmente come mi sento e in generale quello che farò durante, diciamo, tutto il periodo. Detto questo, ovviamente io ho conservato il free ticket appositamente per oggi. Purtroppo non ci sarà evento, per meglio dire non c'è evento che accompagna questo banner di celebrazione del livello 90, ma ci sarà soltanto il banner dei pull, che come potete vedere viene caratterizzato dalla LD di Vivi e dalla LD nuova di Eiko. LD nuova di Eiko che, per farla breve, accumula praticamente tramite appunto l'utilizzo dell'LD degli stack per quanto riguarda il suo nuovo buff, che sono le piume di Finisce, e ogni qualvolta un alleato finisce KO o comunque scende al di sotto del 50% dei propri HP, viene attivato un follow up che cura il nostro party e successivamente effettua anche un attacco. Mentre invece per quanto riguarda il KO, quando un nostro alleato viene messo KO, si attiva l'effetto speciale della Finisce, che per l'appunto resuscita il nostro party e recupera fino al 50% dei loro HP. Quindi diciamo che la peculiarità di Eiko è quella che ti consente di poter cittare fondamentalmente nelle Lufenia, anche perché il counter Lufenia, che solitamente rimuove tutti i buff, rimuove tutto e ti sciotta, non può annullare l'effetto dell'LD di Eiko. Quindi anche se il counter Lufenia scade e vi sciotta il team, grazie a Eiko potete appunto resuscitare. Quindi diciamo che è un ottimo cheat, o comunque in generale vi consente fondamentalmente di completare le Lufenia anche qualora il vostro team dovesse finire KO. Per quanto riguarda tutto il rework e tutte le altre informazioni, ve le lascerò di sotto nei commenti. Pinnerò i commenti con uno con Eiko e l'altro con Vivi, in modo tale che voi possiate leggerli, ovviamente tradotti già in italiano. E detto ciò, io direi di cominciare con il free ticket. Bene, ottimo. Ok, eccoci ritornati, sperando che non crashi un'altra volta con i ticket. Ok, bene, ottimo. Cominciamo col free bronzino.
Abbiamo esattamente 36 ticket. In realtà non vorrei spendere di più. Perché, cioè, fondamentalmente è così, va bene, prende l'LD, prende il 90, prende tutto, ma cioè, fondamentalmente non mi sembra appunto LD che possa in qualche modo sfruttare in maniera così eclatante, ecco. Ho preferito di gran lunga Edgar, che ha preso comunque secondo me un'ottima LD, mentre invece per quanto riguarda Eiko, vediamo se magari siamo fortunati, ce ne usciamo. Mi sono un attimo alzato in piedi perché ho detto aspetta, cos'è? E invece no, era Vivi, vabbè, ma Vivi noi comunque già lo avevamo, quindi già sappiamo benissimo come andranno questi banner. Quando ti esce già subito la seconda LD, già è un brutto segno, è un brutto segno. Oh, un altro orbo dorato, vediamo se stavolta non ci posso credere. Un'altra LD di Vivi, ma che cazzo, c'è assurdo. Sì che Vivi è diventata comunque una bella bestiolina adesso, fa dei bei danni. Anche perché comunque adesso ha preso le hit che ignorano la difesa, come LD fondamentalmente, anche il follow up ignora la difesa, quindi diciamo che il potenziale offensivo è molto elevato, quindi è veramente molto elevato, però non so effettivamente anche Vivi quanto mi possa tornare utile in futuro, anche se un DPS o comunque qualcuno che ti fa danni può sempre far comodo anche in vista Feod. Non scordiamoci che le Feod Transcendence stanno raggiungendo comunque dei livelli abbastanza alti, anche se l'ultima è stata un po' più deludente dal punto di vista forse di difficoltà, visto che quella uscita con Caius è stata molto più problematica, se devo essere sincero. Mentre invece questa Feod è stata molto più semplice, ma secondo me è una questione puramente di intermezzo, no? Dato che comunque stiamo passando a livello 90 con le ultime weapon, eccetera, eccetera. Secondo me hanno un attimo abbassato il tiro per permettere comunque questa transizione dei livelli 90, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui avremo effettivamente una nuova difficoltà e soprattutto avremo più personaggi a livello 90 con magari già anche dei limit break per quanto riguarda le armi, ultima ovviamente, già secondo me la difficoltà sarà ben più grande rispetto a quella che stiamo vivendo adesso. Quindi ci sarà sicuramente la possibilità di Sarà sicuramente la possibilità di rimettersi in gioco e vedere effettivamente che cosa potremo fare. Allora, ultimi ticket. Ovviamente Vivi è stato gentilissimo che mi ha dato addirittura 2 LD senza neanche motivo quasi. Proprio totalmente randomiche queste LD, mentre invece Eiko si nasconde, fa la preziosa e non vuole farsi vedere. Peccato che non ci siano eventi collegati, perché a quest'ora ne avrei approfittato, magari mi sarei collegato un pochettino su Twitch, mi sarei messo a fare un po' di live, ma non essendoci eventi, non essendoci niente, mi sembra quasi, quasi inutile. Allora, ultimi 2 ticket. Ecco qua. Niente. Ci abbiamo provato, Eiko non è voluto uscire, Vivi invece è uscito addirittura 2 volte nel giro di manco 10 ticket, però va bene così, direi che non mi posso lamentare, ripeto, Eiko non la cerco in maniera così disperata, Vivi sono molto più contento di averlo già avuto in precedenza perché reputo che la sua LD adesso sia diventata molto molto interessante. Per quanto riguarda Eiko, carino l'effetto, ma non credo appunto di poterlo utilizzare o volerlo utilizzare in maniera così evidente. Diciamo che è un buon carry per quanto riguarda gli obiettivi delle ultime mission, dove appunto bisogna completare le Lufenie
anche con il clear, quindi puoi praticamente farti eliminare la squadra tutte le volte che vuoi. Eco ti resuscita e anche se fai praticamente uno score minimo, l'importante è il clear, quindi ti consente comunque di ottenere tutti quegli ultima core, lockando i personaggi ovviamente nelle varie lufenie, ma non so fino a che punto possa essere utile oltre a questo. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me. Fatemi sapere se avete trovato Eiko, se vi piace adesso la nuova Eiko con la LD. Detto ciò, noi ci vedremo magari in occasione ovviamente di qualche live o in generale su qualche altro video. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!